Salve a tutti, allora oggi facciamo una panoramica sul mercato immobiliare di Cuneo per chi vuole vendere casa. In questo video vorrei aiutare chi ha una casa diciamo un po' datata e capire come può ancora avere successo in un mercato sempre più competitivo. Vediamo insieme cosa sta succedendo prendendo il report creato da Spesi Cuneo, che è un'associazione molto molto valida, organizzata a livello nazionale e ovviamente anche locale, che tratta a 360 gradi il tema immobiliare. Ma prima di iniziare ti chiedo, se non l'hai già fatto, di cliccare qua sotto sul tasto iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico. Grazie mille. Se invece non mi conosci, eccomi qua, io sono Alberto Brignone, vivo e lavoro a Cuneo e in questi anni mi sono specializzato nella vendita di immobili residenziali attraverso l'open house. Se non lo conosci, è un metodo che ti permette di ridurre al massimo le visite al tuo immobile e di creare una sana concorrenza tra gli acquirenti. Questo metodo mi ha portato ad avere dei risultati. Concretamente si parla di una media di vendita inferiore ai 60 giorni contro una media nazionale di oltre 6 mesi e uno sconto medio inferiore al 3% contro una media nazionale di oltre l'11%. L'esempio classico che faccio è: su un immobile da 200.000 euro io faccio mettere in tasca al proprietario, quindi a te che stai guardando, 16.000 euro in più rispetto alla media. Non pago, non contento, proprio per questo ho deciso di scrivere un libro, eccolo qua, questo libro che si intitola Vendere casa a Cuneo, come l'open house ha cambiato il mio modo di vendere casa, che puoi trovare sul sito di Mondadori, Feltrinelli, BS, Amazon, oppure fare la cosa più intelligente, riceverlo gratuitamente scrivendomi qua sotto ai miei recapiti e te lo manderò ben volentieri. Allora, partiamo da alcuni dati che fotografano bene la situazione qua a Cuneo città. 2023, compravendite calate da 777 a 638 transazioni. Questo calo è dovuto a molte circostanze, tipo tassi di mutuo, inflazione, maggiore offerta di immobili sul mercato, clima internazionale diciamo un po' incerto, ma anche l'aumento dei prezzi. Oggi una casa nuova in classe energetica A o B costa in media l'82% in più rispetto a una casa meno efficiente F o G. Pensate che nel centro di Cuneo il prezzo al metro quadro per una casa green ha superato di gran lunga i 2.700 euro al metro quadro, mentre una casa meno performante non arriva nemmeno a 1.500 euro al metro. È una differenza di 1.200 euro al metro e questa discrepanza sta facendo riflettere molti potenziali acquirenti. Ma perché le case nuove vanno a ruba nonostante i costi di acquisto alti? Tutti abbiamo visto crescere nuovi cantieri in città tra lo stupore generale e a distanza di qualche anno, passando di fianco a queste nuove costruzioni, si nota che effettivamente quelle abitazioni che tutti giudicavano care, chi vuoi che compra, oh ragazzi, sono state vendute, passaci davanti, si capisce che c'è gente che ci vive lì, o sono figuranti dell'impresario, ma non credo. La ragione per cui sono state vendute è semplice: chi ha la possibilità oggi vuole risparmiare nel lungo periodo, soprattutto sulle bollette. Le case nuove, con le loro certificazioni energetiche, promettono costi di gestione molto più bassi. È stato stimato che una casa in classe A consuma fino al 70% in meno rispetto a una casa in classe G, e c'è differenza. Il mercato sta premiando sempre di più le abitazioni che rispettano le nuove normative europee sull'efficienza energetica, di cui abbiamo parlato in un altro video. Entro il 2030 ogni Stato dovrà ridurre del 16% i consumi energetici delle abitazioni private e questo spinge ancora più persone a cercare case già pronte per il futuro, e ne ho ampiamente parlato in un video su questo canale. Quindi, perché una casa più vecchia, le sfide non mancano. Come abbiamo visto, il divario tra prezzo di case nuove e prezzo di case datate è significativo. Ma c'è di più: ristrutturare una casa per adeguarla alle nuove normative può costare dal 30 al 40% del valore complessivo della casa. E questi numeri spaventano molti potenziali acquirenti, soprattutto in un periodo in cui l'accesso al credito è diventato un pochino più difficile a causa di tassi di interesse o dei trattamenti diversi da parte delle banche. Ti faccio un esempio in parole povere: se vai in banca e chiedi un mutuo per un immobile con una classe energetica bassa, ti assicuro che ci sarà un trattamento diverso rispetto a chiedere un mutuo per una casa in classe A o B. E c'è anche da considerare il cosiddetto principio di scarsità: la disponibilità di case green a Cuneo è ancora piuttosto limitato. Solo alcuni quartieri come Donatello, San Paolo e San Rocco Castagnaretta offrono una buona percentuale di abitazioni efficienti. Stiamo parlando di circa il 20%. In centro siamo addirittura sotto il 10% secondo il report di immobiliare.it.
Questo significa che la concorrenza per le case datate è feroce. Quindi, come fare a vendere una casa non più recente senza necessariamente abbattere il prezzo? Non tutto è perduto. Anche se vendere una casa datata richiede più sforzo, ci sono strategie efficaci che possono fare la differenza. Ed eccomi qua, qui entra in gioco il mio metodo open house. L'open house permette di creare una competizione tra gli acquirenti, facendo emergere il vero valore della casa, anche se non è più di nuova costruzione. In un mercato dove gli acquirenti sono più cauti e selettivi, è fondamentale creare un evento che li faccia sentire motivati e, siamo sinceri, perché no, anche un po' sotto pressione. Però vuoi sapere una cosa? Se hai da vendere una casa, diciamo più, non più di primo pelo, un certo tipo di case sono comunque ancora desiderate. Secondo il rapporto, sempre di immobiliare.it che ti citavo prima, e secondo il mio punto di vista, che parlo con le persone tutto il giorno, io voglio confessarti una cosa. Nonostante la preferenza per le case nuove, molti acquirenti sono disposti a considerare case più datate, soprattutto se si trovano in zone centrali o ben collegate. Questo è un punto a favore per chi vuole vendere casa a Cuneo, dove la domanda per le case in centro, comunque vada, è sempre viva. Conclusione, allora, se hai una casa datata e stai pensando di venderla, sappi che non sei solo. Anche se le case nuove dominano il mercato, ci sono ancora molte opportunità per chi sa come presentare e valorizzare al meglio la tua proprietà. Se vuoi una consulenza su come vendere la tua casa senza svenderla, contattami. Con il mio metodo open house possiamo fare in modo che la tua casa emerga e ottenga il giusto prezzo, nonostante la concorrenza delle nuove costruzioni. Hai dubbi, domande, perplessità? Immagino di sì. Sotto ci sono i miei contatti, vai sul sito www.venderecasacuneo.com e lascia i tuoi recapiti e verrai ricontattato. Bene, direi che l'argomento è finito, però ti chiedo ancora un favore. Io in questo canale ti offro tutto quello che ho imparato sulla mia pelle, che sto imparando e che imparerò nel mio lavoro in questi anni, e te lo offro gratuitamente. Ho scritto anche un libro, te l'ho detto prima, nero su bianco, dove c'è tantissimo materiale su come vendere a casa a Cuneo, e se mi contatti, ti ripeto, sarò felice di spedirtelo a casa. Però mi farebbe veramente molto piacere che tu girassi questo video da amici, parenti, colleghi di lavoro, vicini di casa e chi più ne ha più ne metta, che magari si trovano nella situazione di vendere casa in questa zona. Ti ringrazio di cuore.